le vittorie non sono tutte uguali, oggi è stata migliore di quella di ieri l'Italia vista in campo. Sì, anche perché c'è da dire che le prime partite di una manifestazione sono sempre un po' particolari perché bisogna sempre un po' rompere il ghiaccio e comunque la Bulgaria da par suo ci ha comunque messo in difficoltà e anche oggi comunque contro la Serbia ha espresso una buona pallamano, quindi sono sempre delle incognite perché sono squadre che non conosciamo, poi dopo un anno di Covid noi abbiamo avuto la fortuna di andare avanti con i campionati, le ragazze hanno giocato e non sai però mai chi incontri e cosa hanno fatto durante un anno, non hai neanche la possibilità di reperire qualche video per capirlo, però è anche interessante perché poi così ho detto alle ragazze è importante ricominciare un po' a osservare quello che succede davanti, però oggi assolutamente soddisfazione da parte nostra e da parte delle ragazze per questo risultato, anche se abbiamo avuto qualche calo durante la partita verso il finale del primo tempo e nella parte centrale forse del secondo, però ne siamo venute fuori bene, era una partita di sofferenza e di pazienza perché comunque le turche storicamente sono sempre una squadra che combatte dal primo all'ultimo minuto, però noi non ci siamo mai tirate indietro e siamo veramente felici. Abbiamo confermato quell'aspetto positivo che era già emerso ieri contro la Bulgaria, ovvero la capacità anche di chi entra dalla panchina di incidere sulla partita. E in più di positivo c'è il fatto che siamo andati in difficoltà, come dicevi tu, soprattutto nel primo tempo, eravamo 13-6, ci siamo ritrovati solo sul più uno, eppure siamo riusciti a reagire. Sì, abbiamo anche mantenuto una buona intensità perché abbiamo sempre cercato le ripartenze veloci e anche in difesa abbiamo impiegato un sacco di energie, però sì, assolutamente tutte le ragazze, dalla prima all'ultima, hanno portato il loro mattoncino per costruire il muro della vittoria e anche se in qualche minuto c'era qualche appannamento, c'erano le altre che hanno dimostrato di poter sopperire alle mancanze delle compagne. È secondo me una squadra che non si incontrava da Lignano dopo un anno difficile, dopo l'esame di maturità, infatti abbiamo anche avuto un pochettino meno tempo per prepararci, però è una gioia passare del tempo con loro perché sono delle ragazze splendide. Le giocatrici festeggiano, le allenatrici pensano alla Serbia. Beh certo, naturalmente sarà una notte lunga, anzi c'è il giorno di riposo, quindi possiamo analizzare, anche se poi, come hai detto prima, possiamo fare tutte le analisi del mondo ed è importante per loro sapere le caratteristiche degli avversari e anche per noi per cercare di dare giusti consigli, però poi in campo è sempre il cuore e la testa quelle che fanno la differenza. Sì, ieri la partita è stata più combattuta, ma anche oggi nel primo tempo ce la siamo sudata, però alla fine del primo tempo nello spogliatoio ci siamo date la carica giusta per ricominciare al meglio il secondo tempo e alla fine abbiamo dato il distacco alla Turchia e abbiamo vinto e abbiamo avuto l'accesso per la semifinale. Perciò sono contenta e ho molta fiducia in questa squadra. Contenta anche per il titolo di MVP? Sì, anche per questo sono molto contenta, ma è grazie alle mie compagne che ho potuto ricevere questa maglietta. Anche perché c'è Giulia Fabbo, c'è Ramona Manojlovic che sono un po' i nomi simbolo di questa nazionale, però poi è vero che ci sono tutte le altre giocatrici, anche chi non inizia tra le prime sette, che entra in campo e dà il proprio apporto. Oggi Martina De Santis, ieri per esempio avevamo notato Campestrini, Notarianni, Mangone, insomma è una squadra completa. Sì, tutte quante abbiamo tutte le stesse capacità, tutte quante danno sempre il massimo quando entrano in campo e sono contenta anche per Asia che è la nuova arrivata e mi ha fatto molto piacere che oggi è stata più coraggiosa di ieri.